Concessioni demaniali? Grande incertezza. In un inizio aprile in cui gli stabilimenti balneari a poco si svegliano dal torpore invernale, c'è da registrare il grandissimo stato di sofferenza del settore che vive il suo status normativo più oscuro che mai. Da una parte si attende la sentenza della Corte europea prevista in maggio in merito alla proposta di proroga delle aste al 2020, dall'altra la recentissima doccia gelata giunta dal Consiglio di Stato italiano che ha bocciato il rinnovo delle concessioni scadute. Una situazione di scarsa chiarezza che mina gli investimenti. Noi abbiamo indicato dei principi che sono principi fondamentali. Io ho ravvisato nel percorso che c'è stato nel corso degli anni veramente uno stop and go inaccettabile per chi vuole avere una prospettiva di impresa, una prospettiva di famiglia. Sono ministro da pochi mesi, da 2 mesi, però penso veramente che ci sia il diritto da parte di tutti di sapere, di avere una chiarezza normativa e soprattutto una chiarezza normativa che sia definitiva e consentita. Consenta a ciascuno di assumere quelle che sono le determinazioni più opportune per le proprie imprese. Noi abbiamo avviato un tavolo con le regioni, ma è proprio un tavolo concreto per cercare di individuare delle soluzioni concrete, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista tecnico. Ci sono già state delle riunioni, io spero che ci possano essere tempi certi e rapidi, ma devo dire, non dobbiamo fare una norma che sia una bandiera solo per prendere gli applausi, ma una norma che regga poi di fronte a quelle che sono eventuali osservazioni.